Abbiamo cantato, vi darò un cuore nuovo, dice il Signore, il cuore dell'uomo è inscrutabile, chi lo conosce? Soltanto Dio conosce il cuore dell'uomo, eppure il cuore dell'uomo è la sede del bene e del male. E siccome deve albergare lo Spirito di Dio, deve essere la dimora di Cristo, è bene che noi purifichiamo il nostro cuore. Ci sono delle scorie che difficilmente arrivano a staccarsi dal cuore. È incrostato il nostro cuore. Dice il Signore, essi sono tutti ribelli. Io ti ho posto come saggiatore tra il mio popolo, perché tu conoscessi e saggiassi la loro condotta. Il mantice soffia con forza, il piombo è consumato dal fuoco, ma difficilmente si arriva a raffinare. Le scorie non si separano, scorie di argento si chiamano perché il Signore le rigetta. È una parola di ammonimento del Signore nel profeta Geremia. Signore vuole la purificazione dei cuori, vuole che tutte le intenzioni cattive che sono nel cuore, soprattutto l'assi e il rancore, siano messi fuori per dare posto ai sentimenti di Cristo. Imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Chiediamo allora allo Spirito, al fuoco, che scende dentro di noi, penetri in questa pentola del nostro cuore, perché tutte le scorie nella forza del fuoco divino, una volta che il fuoco umano non ha potuto far niente, nella forza del fuoco divino, queste scorie arrivano a distaccarsi e nel nostro cuore purificato possa scendere la grazia di Dio, lo Spirito del Signore stesso, e il nostro cuore possa diventare dimora della giustizia, della santità, della bontà, della purezza, in modo che Cristo possa regnare dentro di noi. O Signore, ti chiediamo di mandare il tuo fuoco dal cielo e ti chiediamo di aprire la fornace del nostro cuore perché il tuo Spirito scenda dentro di noi e metta col fuoco tutto in ebollizione perché le scorie si distacchino, perché tutto ciò che c'è di immondo in noi se ne vada fuori e il nostro cuore sia ripulito fin nella sua profondità. O Spirito di Dio, scendi su di noi. Distruggi tutti i nostri egoismi, tutte le nostre autonomie, tutte le nostre insubordinazioni, tutte le nostre disobbedienze, tutte le nostre resistenze a Dio. Brucia, o Spirito di Dio, i nostri odi, i nostri dissensi, le nostre accredine, i nostri risentimenti, i nostri dissidi. Brucia, o Spirito di Dio, le nostre gelosie, le nostre invidie. Brucia le nostre lussurie,
le nostre impurità. Brucia, Spirito di Dio, le nostre avarizie, le nostre ingordigie. Brucia, Spirito di Dio, la nostra ignavia. Brucia tutto, Spirito di Dio, purificaci, o Spirito di Dio, rimescola dentro tutto ciò che c'è di immondo e buttalo fuori, o Spirito di Dio, noi ci affidiamo a te. Brucia, brucia, o Spirito di Dio, consuma, o Spirito di Dio. Fondi, o Spirito di Dio, tutti i metalli che sono aderenti e tutte le scorie aderenti alle pareti del cuore. Spirito di Dio, vieni, vieni e consuma, vieni e fondi, vieni e purifica, o Spirito di Dio, da noi non ce la facciamo. Spirito di Dio, tu solo puoi liberarci, tu solo puoi fonderci. Datevi un cuore puro, formatevi un cuore retto, dice il Signore, ed io abiterò in mezzo a voi. La mia sapienza non abita in un cuore impuro, la mia parola non entra in un cuore impuro. Purificatevi, lavatevi. Iati Dio sciorano ioni, mi arene mai un nennai ureni anai alo. I mi ariano nana sioro, ramina noi oro. Un grido si ode rama, il popolo si batte le anche, per chi aspetta la pioggia dall'alto, che purifichi il cuore. Irimina noi aruni e namaiore naiolo. Abbiamo peccato, Signore, abbiamo peccato contro di te. Ialina maiore naiore aruno, ma irene umani anoriana. Miriana naima nasciore nunu. Scendi dentro il mio cuore, Signore, liberamo, Signore, purificamo, Signore, ialiano ioro noi alla mano. Lavami col tuo sangue. Veni mancari in aniana, fuoco di Dio scendi, fuoco di Dio fondi, fuoco di Dio purifica, fuoco di Dio monta il mio cuore. Naiore mannu iori anaiore, sciarani naiu laru noiu nudu iaru soffia su di noi. Aprite le porte della fornace, lasciate entrare il mio fuoco. Al mio fuoco nulla resiste. Lasciatevi purificare, lasciatevi lavare, popolo mio. Voglio venire ad abitare in mezzo a te. Sì, o Signore, il tuo fuoco scenda dentro di noi. E l'acqua salutare venga a purificare, a ripulire il cuore, perché dobbiamo preparare una dimora degna di te. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata,
e ricevessi il dono della vita eterna, benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e diffondi dentro di noi la tua forza, difendici da ogni male nell'anima e del corpo, perché possiamo venire a te con cuore puro. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Purificami, Signore, con l'issopo, e sarò purificato. Lavami e sarò più bianco della neve. Ecco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio, l'acqua che sgorga dal mio cuore. Quest'acqua vi purificherà e voi sarete purificati. Alleluia. O Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la sorgente della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che delle acque del battesimo ci fai riemergere come creature nuove, purifica il tuo popolo, Signore. O Signore, ti chiediamo questa mattina, metti nel cuore rinnovato, nel cuore purificato, i tuoi sentimenti. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non volle essere uguale davanti a voi, uguale al Padre, ma umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E per questo Dio l'ha esaltato, gli ha dato il nome al di sopra di ogni altro nome. O Signore Gesù, ti chiediamo i tuoi sentimenti, che debbono entrare dentro il nostro cuore. Fatevi un cuore mondo, tu ci hai detto. Imparate da me, che sono mite numeri di cuore, umiltà e obbedienza, purezza e distacco, gioia e amore. I sentimenti tuoi, Signore Gesù, vogliamo dentro il nostro cuore, perché possiamo servirti degnamente e possiamo espandere l'amore sulla terra come il tuo profumo. O Dio onnipotente, abbi misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, muta il nostro cuore, dacci un cuore nuovo, simile al tuo, te lo domandiamo per te stesso, Signore Gesù, che vive e regni nei secoli dei secoli. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria nostra madre, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla sorgente della vita senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo, Signore, con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galad, come nei tempi antichi. Come quando sei uscito dall'Egitto, mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che togli l'iniquità e perdoni il peccato al resto della tua eredità? Che non serbi per sempre l'ira, ma ti compiaci d'usar misericordia? Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo la tua benevolenza, come hai giurato ai nostri padri fino dai tempi antichi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Mm-hmm.
In quel tempo si avvicinarono a Gesù i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro». Allora egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta». E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: «Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza ed io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni». Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non son più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai suoi servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: «È tornato tuo fratello, e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». Ed egli si indignò e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo, ma lui rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio, che ha divorato tutti i tuoi averi con le prostitute, è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. È la parabola più conosciuta del Vangelo, una pagina di tutta la letteratura mondiale che si pone davanti ai nostri occhi come un gioiello dalle molte sfaccettature. Noi guardiamo questo gioiello da una faccia che ci viene suggerita dalla liturgia di oggi,
ed è la faccia della misericordia di Dio, della gioia di Dio, quando può distruggere il nostro peccato. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Egli non contesta, egli non conserva il suo sdegno, egli non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Egli allontana da noi il nostro peccato, quanto dista il cielo dalla terra, come disse l'Oriente dall'Occidente, così è lontana da noi le nostre colpe. Questo è il nostro Dio, è il Dio che vuole usare misericordia, che vuole perdonare. Questo è il nostro Dio, è la gioia maggiore di Dio, e quando può perdonare, quando può distruggere il peccato. Per questo egli ha mandato suo figlio sulla terra, per distruggere il peccato. E lui, obbediente, salì sulla croce, morì per distruggere il chirografo della nostra condanna, il peccato. La gioia di Dio è come nel creare, così nel distruggere. Anzi, c'è più gioia di Dio quando distrugge che quando crea. Ma quando egli distrugge e crea un cuore nuovo, ed ecco la gioia di Dio. Dobbiamo bene mettere nel cuore, noi che tante volte siamo i giustizieri dei nostri fratelli, che Dio non è un giustiziere, Dio è il misericordioso, non vuole neanche guardare le nostre colpe, ne vuole soltanto distruggere. Quando quel figlio si presenta al padre, lacero così com'è, il padre non esamina le lividure del figlio, non esamina tutti i brandelli dei vestiti del figlio, non esamina le piaghe del figlio, no, ma se lo abbraccia così com'è e poi prepara il bagno profumato, lavatelo, si è purificato. Ecco cosa vuole il Signore, la nostra purificazione, perché egli gode quando può purificare quello che lui ha creato, quando può rivedere il suo gioiello brillare davanti ai suoi occhi, quando vede il suo figlio ritornare a lui. Questa è la gioia di Dio. Dio non è un giustiziere come l'uomo, che giudica il proprio fratello, che condanna il proprio fratello, che vuole conto e ragione del proprio fratello, che quasi quasi lo accusa a Dio, questo fratello. Dio non è questo. Questo non è il nostro Dio. È un Dio falso. Il Dio vero è un altro. Non è quel Dio che noi ci immaginiamo. Il Dio delle Scritture è il Dio della misericordia, il Dio che distrugge il peccato, il Dio che non può vedere il peccato ma ama la sua creatura. E quanto più è infangata questa creatura nel peccato, tanto più desidera liberare questa creatura sua, questo suo capolavoro, perché ognuno di noi è un capolavoro di Dio, liberarle da tutte le scorie, da tutti i peccati, perché vuole recuperare quello che egli ha creato, quello che egli ha redento, quello che vuole santificare. Questo è il nostro Dio. Ieri è venuto da me un uomo, 29 anni, aveva la barba folta, dimesso, un cappotto, e mi dice: io ormai sono perduto, ho commesso tutti i peccati di questo mondo, sono qui, Dio non mi vuol bene, nessuno mi può voler bene, sono un assassino, sono qui,
Se tocchi il mio cuore, non esiste il mio cuore. Non ho più cuore. Non ho più sentimenti. Tutto è bruciato dentro di me. Eppure non so come io sono qui, davanti a te. Perché mia madre non mi ha ammazzato quando io nacqui? Così non avrei commesso tante scelleratezze e tanti peccati. Perché non mi ha calpestato, non mi ha ucciso lei? Era venuta qualche anno fa, quando sono venuta ai suoi piedi. Non avrei commesso altri peccati. Ed io ridevo di gioia. Egli disse, Dio ti ama. Scattò, non può essere, Dio non può amarmi, sono fango dalla terra, sono un assassino, ho commesso tutti i peccati, e poi Dio non può entrare nel mio cuore, perché il mio cuore più non esiste, tutto è bruciato, non c'è nulla in me di sano, sono bruciato nell'anima e nel corpo. E Dio disse, Dio ti ama più di me. Come? Ti ama più di me, ti ama più di tutti, Dio vuole purificarti, vuole darti una vita nuova, Dio ti ama, nessuno mi ama in questo mondo, ma c'è Dio che ti ama e ti ama anch'io. Sono un peccatore, uno scellerato, un assassino e proprio per questo Dio ti ama. Perché sei uno scellerato e un assassino. Per questo Dio apre il suo cuore verso di te e in questo momento ti ama più di me e più degli altri, perché ti vuole salvare, perché vuole riavere te che sei il più caro degli uomini ai suoi occhi, perché Gesù è morto per te e vuole salvarti ad ogni costo. E quell'uomo cominciò a serenarsi, poi cominciò a sorridere, poi una luce venne sul suo volto. Lo lasciai, no, mi prese per il braccio, fermati ancora da me, ancora qualche minuto. Mi fermai ancora a congratularmi con lui, perché eri il salvato del Signore, il benedetto del Signore, l'uomo più amato del Signore, e lui sgranava gli occhi. Sì, in questo momento sei l'uomo più amato del Signore sulla terra. Se sei il più grande assassino, sei il più amato del Signore. E mi alzai di nuovo, e lui mi fermò ancora un minuto. Poi sorrise, aveva gli occhi brillanti, e mi abbracciò. Lo congedai. Era giurivo, era venuto morto, se ne andava con la gioia nel cuore, perché aveva riconosciuto che Dio lo perdonava, che se era un assassino, così Dio lo amava e Dio lo avrebbe risuscitato. Fratelli e sorelle, la verità, Dio non guarda il nostro peccato. Anzi, quando vede il peccato in noi, Dio si avventa su di noi, perché vuole liberarci da questo grande nemico che deturpa l'opera sua. Non c'è più grande commozione di Dio quando vede noi peccatori, che abbiamo bisogno di Lui, e non c'è gioia più grande di Dio quando tendiamo le mani a Lui, allora Lui si avventa su di noi. Come il padre si avventò sul figlio e lo condusse al bagno, lo condusse nella reggia, volle accendere le luci, volle fare festa, ammassò il vitello grasso e convocò tutti gli amici, i danzatori, le danzatrici, i cantori, fate festa con me, fate festa con me. È la pazzia di Dio quando egli può perdonare. Questo dobbiamo comprendere, fratelli e sorelle. Non per peccare, ma per ritornare a Lui, facciamo la gioia di Dio. Come disse l'Oriente dall'Occidente, conclude il Salmo, così allontana da noi le nostre colpe. Egli ti salva dalla fossa,
ti corona di grazia e di misericordia. O Maria Maddalena, 7 demoni c'erano dentro di te. Avevi commesso tutti i peccati, ne avevi quanto erano i capelli della tua testa, eppure ai piedi di Gesù ritrovasti la vita e la gioia, e seguisti sempre il Signore, e Gesù ti predilesse fra tutte le donne, fra tutte le verginelle di Israele, ti predilesse, e tu fosti sempre accanto a Lui anche sotto la croce, e fosti la prima a ricevere l'annunzio della resurrezione. O Maria Maddalena, insegnaci a piegare le ginocchia davanti a Gesù, a confessare i nostri peccati, perché Gesù vuole fare gioia, vuole avere la gioia nel perdonarci i peccati. Egli che è venuto dal cielo per prendere i peccati su di sé, portarli sulla croce, morire e distruggerli. Gioia di Dio quando può distruggere il peccato. Fratelli e sorelle, chi non ha peccati, questa cerimonia non è per lui, questo luogo non è per lui, questo luogo è per i peccatori. Non sono venuto per i sani, ma per i peccatori. Non sono venuto per i giusti, ma sono venuti per quelli che hanno peccato, per tutti gli ammalati della terra, per tutti quelli che sono carichi di ogni infermità spirituale e corporale. Per questo io sono venuto. Io sono il Salvatore, io sono il medico delle vostre anime, io sono il Padre che ama i suoi figli e li vuole attorno alla sua mensa. Fratelli e sorelle, l'unico grande peccato che dobbiamo noi paventare è quello del fratello maggiore. E più grande peccato è quello del fratello maggiore, il quale crede nella sua giustizia e non vuole avvicinare il fratello. Forse era stato lui la causa dell'allontanamento del fratello. Il Vangelo non ce lo dice. Però dobbiamo pensare che i due fratelli altercassero, che il fratello minore si sentisse in minoranza davanti all'alterigia, alla superbia, alla giustizia del fratello maggiore, di lui che era fedele al padre, di colui che era un lavoratore e si vantava e lo punzecchiava, e il fratello minore non ne poté più e uscì di casa, volle la sua eredità, vado fuori di questa casa, non posso stare col fratello maggiore. E quando ritornò, il fratello maggiore era ancora lì, nella sua alterigia, nella sua falsa giustizia, e non voleva entrare, non voleva far festa, non voleva riconoscere il fratello, non perdonava suo padre, perché il padre perdonava il fratello minore. Questo è il nostro Dio. Fratelli e sorelle, e questi siamo noi, quando non perdoniamo il nostro fratello, quando restiamo nella nostra alterigia, quando lo giudichiamo come giustizieri, quando ci crediamo giusti davanti al Signore, noi resteremo fuori del regno, come il fratello maggiore che resta fuori del palazzo del padre con tutta la sua giustizia, mentre il fratello minore, il peccatore, colui che c'è l'acquato, siederà alla mensa del suo Signore, alla mensa del padre, vestita a festa, perché Dio l'ha perdonato e lo ha rivestito della sua grazia. Il più grande peccato è la giustizia che noi facciamo contro il fratello, è la condanna del fratello, è il non amore per il fratello, è il non riconoscimento del nostro fratello. Questo è il più grande peccato, il peccato del fratello maggiore, il quale con tutta la sua giustizia che vantava, con tutta la sua fedeltà che vantava, restò fuori del palazzo reale. Quali sorprese noi non avremo nel cielo? Fratelli e sorelle, le prostitute che noi non tocchiamo con una canna, quelli che noi disprezziamo, vi precederanno nel regno di Dio, perché l'amore di Dio va cercando le prostitute e i peccatori.
non cerca coloro che si credono giusti. Le meraviglie di Dio, le novità di Dio, li vedremo in cielo. Non disprezziamo pertanto nessun fratello, nessuna sorella che si trovi in peccato, ma pieghiamo le ginocchia davanti a Dio e preghiamo che ritorni. Preghiamo il Padre che esca e vada incontro al fratello o alla sorella e lo abbracci e associamoci alla festa dell'uomo ritrovato, del peccatore ritrovato, del fratello e della sorella che adesso siede alla mensa del Padre. Questo è l'amore, questa è la carità, questo è il trionfo di Dio sull'altarigia umana. O Signore, muta il nostro cuore, libera il nostro cuore dei sentimenti cattivi, liberaci, Signore, delle false giustizie, dall'alterigia che ci viene dalla nostra pretesa giustizia. Le nostre pretese giustizie sono i panni sporchi che noi crediamo puliti. O Signore, noi tutti siamo peccatori. La Tua giustizia venga su di noi per distruggere il nostro peccato, perché è giusto che Tu distrugga il nostro peccato una volta che tuo Figlio, il Goel universale, ha pagato per tutti noi, ha pagato per me, ha pagato per i miei fratelli e per tutti. Il sangue del tuo Figlio ti basti, o Padre, perdonaci tutti i nostri peccati. E questa mattina fa che tutti facciamo festa con te, fa che tutti ci disponiamo attorno alla tua mensa, peccatori o non peccatori, assassini o non assassini, perché la tua giustizia brilla su di noi e tutti siamo belli davanti ai tuoi occhi, di quella luce, di quella bellezza che tu ci dai una volta che ci rimetti in grazia. Quando la tua grazia scende dentro di noi, non c'è più nessun peccato, non c'è nessuna bruttezza, tutti siamo belli davanti a te. E dove sono i tuoi peccati? I peccati di un tempo Dio li ha dimenticati, Dio li ha allontanati, come dista l'Oriente dall'Occidente, così Egli ha allontanato da noi i nostri peccati, Egli l'ha buttata dietro le sue spalle e non ci sono più. Siamo tutti belli davanti agli occhi di Dio e nella bellezza riacquistata facciamo festa e mangiamo il vitello grasso che il Padre ha preparato. Amen. Signore, ci presentiamo a Te noi tutti peccatori, noi tutti figliuoli prodighi, ci mettiamo da questa parte del figlio prodigo, perché nessuno di noi è giusto, non ci mettiamo nessuno di noi dalla parte del fratello maggiore, tutti abbiamo peccato e adesso tutti torniamo a Te e vogliamo da Te misericordia e amore. Signore, lavaci in questo momento nell'acqua salutare che Tu hai preparato. Signore, lavaci anche i vestiti della carne, lavaci dalle nostre immondezze, lavaci la mente, il cuore, lavaci, o Signore, da tutte le nostre infermità. O Signore, tutte le infermità li mettiamo in questo bagno. Signore, purificaci, Signore, guariscici, Signore, liberaci tutti. Ci mettiamo tutti noi e tutti gli altri fratelli insieme in questo grande bagno salutare. Purificaci, Signore, e poi ci metteremo alla tua mensa. Del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando pregheremo in questo luogo, tu ascoltaci dal cielo, dal luogo della tua dimora, ascolta e perdono. Se uno pecca contro il suo prossimo, perché gli è imposto una maledizione e viene davanti a te, tu dal cielo ascolta e perdona. Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto del nemico e dichiara che è stato infedele a te e viene e si converte davanti a te, quando vieni in questo tempio, tu ascolta dal cielo, perdona il peccato del tuo popolo Israele.
perdona tutte le tue colpe. Quando le infermità e le piaghe colpiranno il tuo popolo per i propri peccati, e il tuo popolo verrà in questo luogo a supplicarti e si convertirà a te dal loro peccato, ascolta dal cielo, monda la sua colpa, perdoni il suo peccato, guarisci le sue infermità. Quando in questo luogo lo straniero che viene da lontano e guarda questo luogo come luogo di purificazione e butterà nel braciere del tuo amore i propri peccati, tu ascolta dal cielo, vieni e perdona il peccato dello straniero che viene in questo luogo, perdona tutte le sue colpe. Quando peccheremo contro di te, non c'è infatti nessuno senza peccato, e tu adirato contro di noi, ci consegnerai in mano i nostri nemici, e verremo in questo luogo a supplicarti, o così prigionieri supplichiamo la tua potenza, scioglici, oh Signore, e liberaci dai nostri nemici, vieni a sciogliere le nostre catene, perdoni il nostro peccato, ridacci la tua giustizia. E il Signore risponde: alzati, il Signore tuo Dio ha ascoltato la tua preghiera, questo è il luogo del mio riposo, vieni, io sono il Signore tuo Dio che perdona tutte le tue colpe, allontana da te tutte le tue malattie. Prendiamoci per mano e vediamo Gesù. Gesù passa in mezzo. Aliti anaiera nai anima naia che ora l'uglia reno aieri arano cantate figli, cantate il mio amore, cantate la mia misericordia, iurini maraiena mai ulienu cirini anaiera nai uliena noia. Suonatori, cantate, suonate sull'arpe e sulle cetre,
E voi, cantanti, cantate gli inni più belli. Irini maraiuni moniana, iara erania maiarenia norimu. Il mio cuore ha trionfato, il mio amore ha avuto successo, io vi ho perdonato. Fate festa con me, iaririna ioro, ionienu aru. Mia ririmanna ieraniama, ama, nurini amana iereni morinu. Ecco il vestito bello, io vi indosso il vestito bello, metto l'anello al vostro dito e la tiara sul vostro capo. Io sono il Signore, morirì a nunghi noiere, nalirì mai e naia naiore. Mangiate amici, bevete il mio vino e fate festa, mi ririanni a non arayo, maraghini alaramai in anamo, mi araghi laiore, yara shiranu. Di adesso, fratelli e sorelle, una volta che abbiamo gustato la misericordia di Dio, mettiamo davanti a Lui i fratelli lontani, quelli che hanno bisogno della sua misericordia, i peccatori, gli ammalati, i disperati, tutti mettiamoli davanti a Lui, perché la misericordia di Dio è infinita e questo giorno è giorno di festa. Tante altre richieste qui nel cestino, sono centinaia e centinaia, sono richieste laceranti il cuore. Preghiamo il buon Dio perché ascolti. Tra tutte ne leggo una, e di Katia, che è un medico e chiede la guarigione di suo padre, che si chiama Salvatore, e al gemelli. Ha un cancro terribile allo stomaco e chiede la preghiera mia di intercessione. Io voglio dire a lei e a tutti, la preghiera di intercessione è comunitaria. Quando prego io, sono io a pregare, ma quando preghiamo tutti, siamo molti a pregare. E quanto più sono gli intercessori, tanto più il cuore di Cristo, l'unico grande intercessore presso il Padre, si commuove. Per cui vale molto la preghiera di molte persone messe insieme, più di quanto non vale la preghiera di una persona, per quanto questa persona possa vantare dei meriti che poi non ne ha nessuno davanti a Dio. Vorrei appunto inculcare questa idea, che la preghiera comunitaria che vale, non la preghiera personale. Il sacerdote può dare benedizioni, il sacerdote può augurare ogni bene nel nome di Dio, rappresenta la Chiesa tutta, però la preghiera comunitaria, la preghiera dell'assemblea, la preghiera di un gruppo, vale molto di più che la preghiera personale. Non cercate la preghiera personale di nessun fratello, cercate la preghiera comunitaria e confidate che quanto più sono gli intercessori, tanto più facilmente Dio ascolta. Amen. Amen. Ti ringraziamo, Signore, di quello che Tu stai cominciando a fare. Tu hai toccato il cuore di tante persone, soprattutto hai toccato in questo momento, qualche momento fa, il cuore di una persona, l'hai toccato in profondità, la persona è trasalita come dal tocco della tua grazia divina, e ti ringraziamo, Signore,
di questa conversione interiore che tu hai operato. E ti ringraziamo, Signore, che hai toccato le membra di tante persone, hai toccato le braccia e le gambe, ma soprattutto ti ringraziamo perché hai toccato il fegato di una donna che si avvia a pronta guarigione. Tanto procediamo nel santo sacrificio, il Signore continuerà ad operare.